La lezione di oggi verterà sostanzialmente su una serie di domande che mi auguro voi abbiate da fare e su una serie di risposte che mi auguro di potervi dare. Ci sono domande per quanto riguarda la parte iniziale del corso? Vabbè, lasciamo perdere la parte introduttiva che sono banalità, sono assolutamente tranquille. Diciamo le generalità sul comportamento meccanico, quelle che abbiamo appunto raccontato, vi scorro rapidamente i lucidi in modo tale che possiate fare riferimento. Se qualcuno ha una domanda dicesse stop magari, in modo tale che possiamo andare avanti. Questa diciamo che è una parte introduttiva e poi noi ovviamente la parte di problemi meccanici abbiamo riaffrontato in maniera più accurata. La parte reticoli cristallini, questa forse è una parte che può dare qualche difficoltà. Qualche domanda su questo aspetto? Qualche domanda? Il quadro sinottico, cioè tutto chiaro, difetti puntuali, lineari? Lineari, cioè dislocazioni. Dica, che cosa? No, per quanto riguarda il moto delle dislocazioni. Aspetta che ci arriviamo. Ok. Perché le dislocazioni si muovono se sono sollecitate? Perché sostanzialmente lei quando sta sollecitando in qualche modo sposta gli atomi dalla loro posizione di equilibrio, no? Questo è corretto. Se non ci fosse la dislocazione, lei tirerebbe e avrebbe, al momento della rottura, la rottura contemporanea di tutti quanti i piani reticolari. In corrispondenza invece di una dislocazione, che è la zona in qualche modo più, come dire, più debole della sua struttura, lei ha la rottura di un solo filare. Rompendo e ricomponendosi, questo è quello che avviene durante una sollecitazione, tutto va come se questa qui si muovesse. In effetti non è che si muove, non c'è un serpente che si muove, non c'è, è però il suo sistema che con questo meccanismo di rottura e riorganizzazione del legame comporta una apparente movimentazione della dislocazione. In realtà non è la dislocazione che si muove, ma il materiale che si disloca, cioè il materiale che si deforma. Si deforma non con rottura contemporanea di tutti quanti i piani reticolari, come sarebbe il meccanismo reale se il vostro cristallo fosse ideale, ma in realtà si deforma grazie a questa rottura, chiamiamola controllata, parziale, e addirittura ricomposizione dei vostri reticoli cristallini. Quindi in realtà è un sistema che, rompendo e ricostruendo, mette in gioco energie sicuramente molto più basse di quelle che sarebbero necessarie per rompere tutti quanti i legami di un intero piano reticolare, e quindi la sua deformazione ha luogo per carichi molto più bassi rispetto a quelli teorici che lei avrebbe come reali se il suo cristallo fosse ideale. L'ho detta bene, ma se voi dovrete risentirla più volte. Altre domande? Questo poi fisicamente ha una realtà sperimentale, per esempio in questo, ad esempio, se non ricordo male, questo è il più bello forse, vedete, questa linea di dislocazione è proprio questa e vedete il pezzo è sollecitato e si sta muovendo, d'accordo? Ma non è che si muove la dislocazione, vuol dire che qua un pezzo del cristallo si sta dislocando rispetto all'altro. E quello che vedete è questo, ok? Quindi è solamente una rappresentazione di ciò che avviene qui, ma in realtà è tutto il metallo e tutto il cristallo che si sta deformando. L'evidenza ce l'ha con questo movimento della dislocazione. Possiamo vedere questo, questo e anche questo. Qualche altra domanda sulle dislocazioni? Riguardando le lezioni mi accorgo che forse quella sulle dislocazioni è quella meno chiara, probabilmente di quelle che vi ho raccontato. Mi aspetto un po' di domande su questa. Quindi lo stesso, diciamo, ragionamento si moltiplica? Per un discorso simile sì, cioè il fatto è si moltiplichi, no? Cioè quello che noi vediamo come una moltiplicazione, in realtà sono una sorta di onde di deformazione che vengono a generarsi a seguito del fatto che le dislocazioni non sono libere di muoversi come sta facendo questa normalmente, questo è un caso, ma piuttosto tendono a fare, ci arriviamo, per esempio questo. Tendono ad avere, adesso così sicuramente poco, tendono ad avere i punti di inizio e di fine bloccati e quindi sollecitando il metallo si deforma. I legami si rompono e si ricostituiscono
giocando con quel sistema abbiamo già visto, è sempre il movimento della dislocazione, il fatto che le renda bloccate ne fa partire diverse. Questa foto è molto bella perché fa vedere appunto una serie di dislocazioni che partono dalla sorgente e vanno avanti. Attenzione che queste non è che vanno all'infinito, ve lo ripeto un'altra volta, ma su quel piano reticolare possono, anzi troveranno sicuramente dei blocchi. Ad esempio, ipotizzate che questo qui sia, in questo caso, un bordograno, che il nostro grano sia rettangolare, è un'ipotesi sciocca, lo so perfettamente, ma è per capire bene da quella figura. È chiaro che, ricordandoci che il bordograno è un blocco piuttosto efficace, attenzione, non è un blocco assoluto, perché i bordigrani possono essere superati dalle dislocazioni, ma possono essere superati con molta difficoltà, quindi è un blocco abbastanza efficace. Benissimo, questa dislocazione, quella più esterna, arriva qua e si blocca. Quella successiva, idem, ma si blocca un po' più dentro, diciamo, e così via. A un certo punto la quantità di dislocazioni generate da questa sorgente è tale da inibire la sorgente stessa. A un certo punto, ve la dico diversamente, il campo di deformazioni generato dalle dislocazioni nate da quella sorgente è tale da inibire l'ulteriore generazione di dislocazioni. Quella sorgente si inibisce. Quando tutte le sorgenti sono inibite, tutti i movimenti sono bloccati, andiamo in incudimento macroscopicamente. E abbiamo quindi un'altra fase della nostra deformazione macroscopica. Qualche altra domanda? Prego. Però comunque quando arrivano a Portogallo le situazioni non è che non può alla prima, cioè la pressione l'una sulle altre comunque. Non è una pressione l'una sulle altre. Lei consideri questo, la dislocazione non è semplicemente, abbiamo visto, guardi, abbiamo visto credo in quest'altro lucido qui, la dislocazione non è solamente il fatto, per esempio, quella spigola del semifilare, del semipiano infilato a forza, mettiamola così, in questa rappresentazione, ma c'ha anche appunto un campo di deformazioni, attrazione a compressione tutto intorno, è una sorta di... Questo campo di deformazione, attrazione a compressione in realtà, nel caso in cui abbiamo a che fare con più dislocazioni che agiscono sugli stessi piani a massima densità atomica, porta a una serie di interazioni che possono essere di repulsione, nel caso in cui le dislocazioni abbiano lo stesso segno. Che vuol dire dislocazione dello stesso segno? Immagini un altro semipiano inserito qua, che finisce anch'esso qui, quindi le due dislocazioni si muovono tutte sullo stesso piano, d'accordo? E hanno tutte lo stesso segno, cioè sono tutte quante già allo stesso modo, per cui in realtà quando questa viene bloccata, l'altra che gli va a ruota dietro, insomma, in qualche modo non può superare perché ha, è respinta non dal semipiano ma dallo stato tensionale tutto intorno che ha lo suo stesso segno. Lei immagini invece di avere una stessa dislocazione ma qua sotto, se questa qui sotto incrocia questa si annullano. Quindi attenzione che i meccanismi sono numerosi, io qui ve ne ho detti solo alcuni, ma ce ne sono parecchi altri, insomma, d'accordo? Quindi le dislocazioni intersecandosi si possono annullare, si possono respingere, si possono intersecare, possono fare moltissime cose. Voi immaginate un reticolo estremamente denso di dislocazioni, con la densità che si incrementa fino a un ordine, fino a un fattore 3, quindi fino a 3 ordini di grandezza più su rispetto a quella di partenza, ok? Quindi insomma la cosa è piuttosto complicata, le interazioni sono veramente molto molto spinte. Voi pensate che quando questa grossa densità in realtà, per esempio qua, non è che si veda perfettamente, perché non si vede? Perché qui voi non è che state avendo una visione tridimensionale delle vostre dislocazioni. Vi dovrei dire qualcosa in più di come viene preparato il provino per questa osservazione. Questo non è il SEM, quello abbiamo visto l'altro giorno a lezione, il microscopio elettronica a scansione. Questo è il microscopio elettronica a trasmissione. Qual è la differenza sostanziale? Mentre in quella scansione gli elettroni vengono sostanzialmente analizzati per riflessione, abbiamo anche i secondari, ma questo è una cosa in più, diciamo, nel caso della trasmissione gli elettroni passano attraverso il vostro metallo. Per poter fare questo è chiaro che anzitutto il potenziale deve essere molto più alto, invece dei 20-30 kV andiamo a 100 kV almeno. E in più il provino deve essere preparato in maniera molto diversa rispetto a quello che vi ho raccontato, deve essere fortemente assottigliato, anzi addirittura si fa una sorta di buchino con il perimetro del buchino molto assottigliato, e su quella zona assottigliata si va a analizzare quello che si vede. È chiaro che quindi andiamo a analizzare pochi piani reticolari, e quindi noi qui becchiamo non tutte le dislocazioni ma solo quelle che sono orientate in modo tale da poter essere osservate, quindi non è proprio banale.
Però diciamo che in generale la simulazione che abbiamo visto l'altra volta, quella in verde, dove abbiamo la simulazione dell'intreccio di dislocazioni in un certo numero di atomi di rame, è molto più vicina alla realtà rispetto a, diciamo, a questa osservazione reale, bidimensionale, però su un provino preparato per il tempo. Diciamo che qui la modalità di preparazione che ci porta a osservare solamente alcune dislocazioni, ma in realtà se avessimo uno strumento in grado di poter osservare l'intreccio tridimensionale, osserveremo qualcosa di molto simile. Adesso non ricordo se era prima o dopo. Dopo. Di molto simile. Qui si fanno zoom però. Se no non si vede veramente niente. Osserviamo qualcosa di molto simile a questo. D'accordo? Cioè un intreccio, credo che in videocamera si osservi molto poco, se non ricordo male, assolutamente molto molto intricato. D'accordo? Quindi le dislocazioni sono in numero estremamente elevato, con densità che fra l'altro possono, vi ripeto, aumentare di 1000 volte. Quindi di 3 ordini di grandezza, partendo da un materiale non deformato fino ad arrivare a un materiale molto deformato. Altre domande? Ragazzi, anche lassù? E allora non parlate? Tutto chiaro? Sicuri? Allora? Su! Andiamo un po' avanti, qui abbiamo effetti macroscopici delle dislocazioni, eccetera eccetera, il bordigrano, l'effetto sul bordigrano con la reazione di Olbecht che ci descrive macroscopicamente l'effetto di rafforzamento attraverso la diminuzione della dimensione media del grano cristallino, perché il bordograno è uno blocco efficace, anche se non totale, lo vedete nella simulazione lì a fianco, del movimento delle dislocazioni, quindi alcune dislocazioni riescono comunque a passare, attenzione, ma moltissime sono bloccate dal bordigrano, e abbiamo quindi una relazione empirica, quella relazione di sotto è una relazione totalmente empirica, tant'è che A e B sono due coefficienti empirici, cioè dovete misurarli in qualche modo, dovete calcolarli, anzi scusate, in qualche modo, che vi correla il carico di stentamento con la dimensione media del grano, essendoci l'esponente meno un mezzo, quindi vuol dire che D, il diametro medio del grano, sta al denominatore. Abbiamo che al crescere, all'aumentare della dimensione del grano cristallino, abbiamo una diminuzione di R con S, o viceversa, quanto più è piccola la dimensione media del grano cristallino, quanto più è alto R con S e poi anche R con L. D'accordo? Questo, vi ricordo, è vero per tutti quei casi in cui l'applicazione del carico avvenga a temperatura ambiente, in condizioni di applicazione del carico, quindi con velocità di applicazione del carico, tali da poterci attivare i meccanismi di deformazione basati sulle dislocazioni. Se la velocità di applicazione del carico aumenta fortemente, per esempio il caso della prova Sharpie, o diminuisce fortemente, casi che non abbiamo individuato in questo corso, ma che vedrete se volete in altri corsi, chiaramente questa relazione perde totalmente di validità perché sono altri meccanismi di deformazione e di danneggiamento che vengono ad attivarsi. E quindi diciamo che il ruolo del diametro dello medio del grano cristallino perde di validità. Nel caso dello scorrimento viscoso già sappiamo che per temperature piuttosto alte il fatto che il bordograno sia un limite importante per le dislocazioni è secondario rispetto al meccanismo di deformazione e di danneggiamento principale, che è quello dello scorrimento di un bordograno sull'altro. A quel punto meno bordigrano ho, meglio è, addirittura in alcuni casi mi basta avere un solo grano cristallino sull'intero manufatto. Le palette per turbine a gas molto spesso sono fatte con un solo grano cristallino oppure con dei grani molto grossi, quindi riducendo fortemente la densità del bordigrano. Altre domande? Io vado avanti. Abbiamo detto superficiali che sono abbastanza banali. Se ci sono difficoltà, chiedete. Micro e macro vuoti, qua abbiamo inclusioni, ossidi, porosità più o meno importanti. Porosità possono essere microscopiche o macroscopiche. Quando dico macroscopiche, insisto su un dettaglio. Lì il marker, questo oggetto qui, vi ricordo che questo si chiama marker, è 1 mm, ma possiamo avere porosità anche più grosse. Chiaro che il pezzo va buttato, non è che potete farci molto, insomma. Però possono esserci porosità. Se sbagliate una colata, per esempio un getto in ghisa, parecchio sbagliato, la porosità, la si vede a occhio nudo, sono dei buchi grossi così. Il pezzo può essere solamente che respinto, chiaramente, perché avere un pezzo
bucato non è assolutamente accettabile in nessun modo, specialmente con porosità, macro porosità assolutamente evidenti anche a occhio nudo. Quindi, però vi ripeto, in questo caso si tratta di micropori che hanno una dimensione oltre il millimetro, già questo li rende inadatti. Meccanismo di diffusione, ve lo ricordo la sua importanza, l'abbiamo vista perché qui noi l'abbiamo solamente introdotto, la sua importanza è sostanziale, come abbiamo visto nei diagrammi di fase, in tutti i processi di solidificazione e raffreddamento, allorquando abbiamo a che fare con meccanismi di nucleazione e crescita. La nucleazione e crescita sono sostanzialmente legate, dipendenti dall'efficacia del meccanismo di diffusione allo stato solido. Prego. Le inclusioni, quindi, se sono non metalliche, quindi ossidi. Le inclusioni sono solo non metalliche per definizione. Lei può avere poi particelle di fasi secondarie che sono metalliche, come abbiamo visto quando abbiamo fatto il diagramma di fase, in cui lei ha per esempio un diagramma AB, in cui c'è un elemento A, un elemento B, una lacuna di miscibilità, si ricorda? A un certo punto intersecavamo sotto l'eutettico, intersecavamo il limite di solubilità e precipitava una fase secondaria. Lì le due fasi, sia alfa che beta, sono tutte e due metalliche, hanno tutte e due il legame metallico. Però una è una fase secondaria, sempre metallica, e appunto costituisce una particella intermetallica che va a essere presente all'interno della sua struttura. Qui invece parliamo proprio di qualcosa che non conduce elettricità, che non ha legame metallico, un ossido, un carburo, quello che è, insomma. Un solfuro anche. Qualche domanda? Tutto chiaro? Diffusione. Meccanismi di rafforzamento vengono qui riassunti, io vi faccio sempre un excursus, ma bloccatemi quando volete. Includimento, ovvero incremento della densità delle dislocazioni che si bloccano una con l'altra sostanzialmente. Affinamento del grano, il bordo grano che svolge il ruolo che abbiamo detto prima. L'alligazione, qui potremmo spenderci qualche parola in più rispetto alla lezione. In realtà, noi l'abbiamo detto anche quando abbiamo fatto i diagrammi di fase, nelle lezioni successive, abbiamo detto che gli elementi di lega si vanno a posizionare laddove c'è spazio. Laddove c'è spazio vuol dire nei buchi nel nostro reticolo. Abbiamo visto i due reticoli principali di cui parleremo per quasi tutto il corso, sono il cubico corpo centrato e il cubico facce centrate. Il cubico facce centrate è quello maggiormente denso ma con un vuoto ben concentrato al centro. Il cubico corpo centrato è meno denso ma ha il vuoto più distribuito, e questo ha un riflesso molto evidente sulla capacità di solubilizzare ad esempio elementi intermetallici. Facendo il caso del carbonio, richiamiamo la lezione di ieri quando abbiamo parlato del carbonio nel ferro. Il carbonio nel ferro alfa, cubico corpo centrato, o nel ferro delta, sempre cubico corpo centrato, si scioglie poco, perché nonostante sia meno densa quella struttura per reticolo cristallino, gli spazi disponibili sono meno, fra virgolette, accoglienti, usiamo degli aggettivi certamente non adatti, ma insomma possono essere utilizzati. Nel caso del cubico facce centrato invece abbiamo una quantità di spazio sicuramente ridotta rispetto al cubico corpo centrato, ma più concentrato in un solo posto, e quindi il nostro carbonio, il nostro metalloide riesce a trovare più facilmente lo spazio dove potersi posizionare. La solubilità del carbonio nel cubico facce centrato è tipicamente più alta rispetto al cubico corpo centrato. D'accordo? Questo è vero, ma attenzione, non ci scordiamo che sarebbe vero in maniera assoluta solo nel caso in cui avessimo a che fare con un reticolo ideale, un reticolo quindi senza dislocazioni, difetti e compagnia bella. Ma non abbiamo mai un reticolo di questo tipo. Abbiamo detto già, la densità delle dislocazioni è estremamente elevata, e queste dislocazioni interagiscono come? Con le particelle, con gli elementi di lega. In particolare, queste risultano essere le dislocazioni, appunto, dei siti preferenziali per alloggiare gli elementi di lega, il che non vuol dire che l'elemento di lega va solo là dentro, ma diciamo che si posiziona con maggiore preferenza qui intorno alla dislocazione. Addirittura c'è un nome ben preciso per questo tipo di posizionamento, è quello delle cosiddette atmosfere di Cottrell, cioè intorno alle dislocazioni si vanno a posizionare preferenzialmente gli elementi di lega. Addirittura questi hanno un ruolo ben preciso, cioè la loro presenza in prossimità della dislocazione implica un aumento del carico necessario a movimentare le dislocazioni stesse. Cioè le dislocazioni, per il solo fatto di avere gli elementi di lega posizionati lì che vanno ad interagire, perché ricordate che l'elemento di lega è un elemento diverso dalla matrice, la sua presenza disturba il reticolo, la sua presenza distorce il reticolo.
la distorsione indotta dal reticolo cristallino, nel reticolo cristallino dall'elemento di lega interagisce con la dislocazione indotta dalla con la deformazione indotta dalla dislocazione, e quindi la dislocazione, per poter partire sottoposta a sollecitazione, ha bisogno di un carico un po' più elevato rispetto a quello che sarebbe necessario se non ci fossero elementi di lega. Quindi avviene un rudimento dopo, un maggior carico. Non parliamo mai di dopo, per maggior carico. Gli aggiungo qualcosa ancora in più allora a questo punto, visto che almeno lei mi sta seguendo, penso pure qualcun altro. Cominciamo anche a capire perché non possiamo applicare il carico durante una prova di trazione, oltre che troppo velocemente, l'abbiamo capito, non si attivano le dislocazioni e si rompe in altro modo, ma anche troppo lentamente. L'applicazione del carico troppo lento implica l'attivazione di un meccanismo molto particolare, per esempio nel caso, accenniamolo adesso, in realtà poi queste cose le approfondirete se volete in altri corsi, con me sempre, ma in altri corsi più avanti, però cerchiamo di capire che la cosa è molto più complicata di come ve l'ho raccontata. Ad esempio il vostro pezzo è costituito da un bullone per scale antincendio, bullone che tipicamente è un bullone di acciaiaccio, non particolarmente pregiato, ma comunque che abbia un certo R con M e R con S abbastanza alti, e che venga zincato per evitare che per pioggia si corroda. La zincatura è un processo di protezione dalla corrosione abbastanza economico e che viene spesso utilizzato in tutti quegli ambienti in cui sostanzialmente è la corrosione atmosferica il problema più importante. Tipicamente questi bulloni vengono zincati mediante zincatura elettrochimica, cioè prendete il pezzo, lo buttate in una specie di una soluzione acquosa e praticamente applicando dei potenziali particolari fate aderire sul vostro pezzo lo zinco che era in soluzione. Una cosa abbastanza banale, era nota già da un po' come procedura. Benissimo, piccolo dettaglio, purtroppo lo zinco ha condizioni elettrochimiche di adesione che sono molto vicine a quelle per le quali l'idrogeno entra all'interno del reticolo cristallino. L'idrogeno, vi ricordo, è un elemento molto particolare, è il primo della scala di Mendeleev, ed è quello che presenta un solo elettrone sul guscio esterno. Entrando dentro, lui perde l'elettrone e rimane praticamente un protone nudo. Questo protone, voi capite bene, che ha una dimensione estremamente piccola. Per farvi un esempio, se l'atomo di idrogeno viene assimilato a uno strato di calcio, il nucleo è pari al pallone al centro del campo di calcio. Quindi capite bene quali sono le dimensioni più ridotte. Il che vuol dire che cosa? Che l'atomo di idrogeno si muove con estrema rapidità rispetto a tutto il resto. Gli altri atomi che hanno sempre questo guscio di elettroni intorno non riescono a muoversi con la stessa rapidità del vostro atomo di idrogeno. Il che vuol dire che cosa? L'idrogeno va a fare un sacco di cose nel vostro reticolo cristallino. Fra le tante che fa, si va a mettere anche qui dentro, oltre che in altri posti, ma si mette in preferenza vicino alle dislocazioni. Ora, se io applico il carico in modo, diciamo, usuale, secondo la prova di trazione, le dislocazioni partono, l'atomo di idrogeno non ha sufficiente diffusività a temperatura ambiente per seguirle e diffonde nel vostro reticolo cristallino e non c'è più nessuna interazione fra dislocazione e atomo di idrogeno. Ma se l'applicazione del carico viene effettuata molto lentamente, io tiro, la dislocazione si muove, l'atomo di idrogeno si muove appresso a lei e la rallenta. Macroscopicamente che differenza c'ho? Nel primo caso, quello in cui l'applicazione del carico avviene abbastanza velocemente, avviene secondo le procedure normali di una prova di trazione, l'acciaio si comporta in maniera perfettamente normale. Non c'è nessuna differenza fra l'acciaio senza idrogeno e l'acciaio con idrogeno. Nel secondo caso, invece, quello in cui il carico viene applicato molto molto lentamente, l'acciaio presenterà una duttilità molto più bassa, si romperà molto più presto, il vostro bullone vi si rompe, perché il bullone viene serrato e lasciato lì come sta, vi si rompe molto più. E quindi la vostra scala antincendio può collassare su se stessa senza grande difficoltà. Questo per esempio è un modo per giustificare appunto il perché poi quando facciamo la prova di trazione noi scegliamo un intervallo ben preciso, perché se andiamo al di sotto lo possiamo fare, anzi molto spesso siamo chiamati a farlo, perché questo fenomeno non è che uno dice vabbè non lo studio e quindi non esiste, perché la scala antincendio viene giù. Lo devo studiare, ma devo fare prove customizzate per quel problema, per quel processo. D'accordo? Ancora qualche altro dettaglio, altri meccanismi di rafforzamento, particelle deformabili e particelle indeformabili, piccole cose che precipitano all'interno della vostra struttura con un reticolo coerente, quello che vedete qui, o con un reticolo incoerente, quello che vedete qui, cioè completamente differente. Nel primo caso la dislocazione riesce a attraversarle,
ma trova difficoltà, quindi rallenta. Rallentare la disintegrazione vuol dire aumentare il carico necessario per attraversare la vostra particella, quindi alzare i valori di carico necessari, quindi rafforzare il vostro sistema. In quest'altro caso qua invece la particella funge da blocco completo della vostra dislocazione, e al massimo abbiamo che si devono attivare dei meccanismi differenti per poterla superare, meccanismi attivati termicamente, non bisogna riscaldare un bel pezzo per far superare questa particella, sono dei meccanismi che non siamo neanche qui a raccontare, ma insomma diciamo che a temperatura ambiente quella dislocazione si interseca con la particella, rimane bloccata. Cosa sostanziale, vi ricordo, per poter avere un rafforzamento legato a particelle deformabili e indeformabili è certamente legato, aspetto sostanziale è certamente legato alla dimensione media di queste particelle e la loro distribuzione. Le particelle ottimali sono sempre molto piccole, addirittura ci sono a volte delle particelle coerenti, non stiamo neanche a dire quali sono, che sono gruppi di 100-150 atomi, capite bene? Le dimensioni sono estremamente ridotte, non sono le più efficaci, ma possono essere ottenute. E poi devono essere ben distribuite nel vostro pezzo. Non potete avere particelle anche piccole, ma tutte concentrate a bordo grano, perché la loro efficacia sarà ridotta, anzi addirittura sarà perniciosa la loro presenza, tutta accumulata là in quella posizione particolare. D'accordo? Prego. Quindi particelle deformabili non hanno niente a che vedere con la ligazione? No, ho fatto bene a chiedermelo, perché la ligazione... Attenzione! Lei le particelle indeformabili o deformabili ce le ha solo se ha degli elementi di lega, ma nel caso della ligazione lei sfrutta il fatto che il suo elemento di lega è in soluzione solida, interstiziale se molto piccolo, sostituzione se molto grande. Nel caso della particella intermetallica lei sta sfruttando una qualche lacuna di miscibilità, capito? Sì, sì. Perfetto, ha fatto bene, perché sennò è fonte di confusione questa. Altre domande su questa roba? Prego. Ma quindi quelle indeformabili provocano dislocazioni, però fungono anche da vuoti? No, perché non stiamo parlando di ossi, è sempre qualcosa di metallico, capito? Cioè queste particelle sono sempre metalliche, quindi l'elettricità per esempio non gli gira intorno, la conduzione, mentre invece quando stiamo parlando di ossi, che sono appunto la soluzione di continuità, hanno una non farò passare elettricità per esempio. Non c'è legame appunto metallico all'interno. È chiaro che cosa? La trasmissione delle sigma è differente, non entriamo in questo dettaglio, rispetto a una congruente che invece appunto ha un reticolo cristallino omogeneo, simile ma non identico. Qual è la differenza? Nel primo caso particella deformabile, reticolo coerente, lei ha magari la matrice cubica corpo centrato, la particella è cubica corpo centrato ma col parametro reticolare magari più piccolo. Nell'altro caso invece particella incoerente ha un cubico corpo centrato come matrice e un esagonale compatto come particella. Possono esserci dei problemi, però diciamo che le dimensioni sono molto ridotte, lei ha una distribuzione molto omogenea, cioè qui partiamo dal presupposto delle condizioni morfologiche ben precise, perché se sgarra quelle condizioni morfologiche ben precise, è chiaro che ha una particella molto grossa, discontinua, è chiaro che c'è un problema. Ma comunque allora le particelle se prima con l'idrogeno abbiamo detto che la rallenta la dislocazione, quindi è meno utile se non più prima il pezzo. Sì, attenzione, nel caso dell'idrogeno lei ha una rottura duttile e precoce, perché in realtà lei sta già in campo di deformazione plastica, però in questo caso le particelle indeformabili o deformabili bloccano proprio la partenza delle sue dislocazioni e quindi le innalzano da R con S a R con E, d'accordo? Quindi agiscono in momenti differenti. E poi non ci scordiamo, siamo su scale differenti, un conto è l'idrogeno che è un atomo e un conto è un gruppo di atomi, qual è quello delle particelle coerenti o incoerenti, ok? Quindi diciamo influiscono negativamente in qual modo verso proprietà meccaniche sia i microvuoti che l'inclusione non metallica? Sostanzialmente sì, perché poi alla fine dal punto di vista puramente meccanico possono essere assimilati con un effetto identico, cioè il microvuoto è in realtà come il metallo vede anche l'inclusione non metallica, perché non c'è capacità di trasmissione del carico, per cui è come se fosse un buco sostanzialmente. Ok? Altre domande? Benissimo, questa parte qui mi sembra abbiamo vista. Qualche altra domanda su questo? No? Allora andiamo sulla
prove meccaniche, questo credo sia piuttosto facile, insomma, però se c'è qualche domanda su questo fatele ora o tacete per sempre. Credo sia abbastanza normale. C'è qualcuno che è rimasto senza aver visto la prova di trazione per caso? No, vedi, sì, perfetto. Questa qui sono banalità a questo punto, perché qui vi ripeto, l'importante è riuscire a raccordare il meccanismo microscopico con ciò che voi macroscopicamente osservate. Per cui vi faccio un rapido scorrimento dei lucidi, bloccatemi se c'è qualcosa che volete rivedere. La durezza, vi ricordo, ha un meccanismo di deformazione comparabile con quello della prova di trazione, perché sempre attiva meccanismi di deformazione attraverso il movimento delle dislocazioni, scorrimento dei grani cristallini, tant'è che abbiamo delle relazioni empiriche che legano la durezza col carico di rottura. Qui vedete l'andamento delle dislocazioni in corrispondenza al punto di contatto per il caso di una durezza, però insomma sempre durezza è. Problema della similitudine geometrica nel processo di durezza, nella prova di durezza Brinell, che vi ricordo essere fatta con una sferetta, mentre invece questo problema nella Vickers non c'è, in quanto la Vickers, essendo una punta di diamante 136.5, è di per sé, per definizione, sempre in condizioni di similitudine geometrica. Prego. Certo. Ma aspetta, ho sbagliato. F tra tutti i quattro. Sì. F è la presa di grande forza. Sì, c'è la normativa che vi fissa chilogrammi forza, non in newton, no, perché poi c'è un parametro, sì, chilogrammi forza, esattamente, sì. Però vi ripeto, al di là delle unità di misura, eccetera, tra l'altro, come vi ho già accennato, la normativa degli anni 70 vi spiegava tutto questo dettaglio. Se prendete la normativa attuale, tutto questo dettaglio non c'è, vi danno solo una serie di tabelle, però incomprensibili, per capire, voi state qui per capire anzitutto, per capire, che ho preferito renderlo molto più esplicito, insomma. Vale, prego. Nella prova Brinell viene effettuato, la prova Brinell, il penetratore è una forma sferica di un acciaio molto duro. Sì. E se sostanzialmente. E se l'acciaio che andiamo a analizzare è più duro, ci sono delle sferette al carburo di tungsteno, se non ricordo male, che sono molto 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 dure. Se ne accorge perché le si deforma la sferetta. Se è più duro, ha buttato la sferetta e costicchia anche, e le conviene a quel punto andare sulla Vickers, dove comunque è diamante. D'accordo. Anche se si ricorda la scala MOS che abbiamo citato, la scala MOS è una scala in cui ha 14 elementi, uno che è in grado di scalfire l'altro, dove il diamante è l'ultimo della serie sostanzialmente. Però diciamo che in qualche modo, se un pezzo è molto duro, fra virgolette se lo aspetta, se è un temprato, se è un nitrurato, cioè, se lo sa più o meno questo, sta per arrivare a qualcosa del genere. Qualche altra domanda? Ragazzi, no, non borbottate fra di voi, lei laggiù, ragazza, non so come si chiama lei, signora anzi. Dica, la dica a me la stupidaggine, sono più o meno pagato per dire. Non esiste signorina, ragazzi, sta abolito, per cui siete signore e signori. Prego? Dica la domanda. Cioè? Sì, questo è un problema, questa della notazione, nel senso che, diciamo, in parte lo faccio apposta, perché se lei cambia testo trova notazioni differenti. No, RL, L sta per low, che vuol dire quello basso. In pratica quando la sua curva di trazione... RE, diciamo che RE corrisponde con l'RH. Sostanzialmente sì. Poi guardate che io poi, per esempio, nell'esercitazione di ieri ho fatto una prova di trazione, ma come vi ho già detto, lì vi ho un po' espansa la zona di servamento, un cadore di carico, ovviamente molto più ristretta, per farvela vedere bene sostanzialmente. Purtroppo cambiando testo cambiate molto spesso i parametri, per questo ve li uso R in maniera più o meno indifferente con sigma, perché trovate indifferente con R. Certo, però chiedete a me, il suo collega ne sa meno di me, sono sicuro. No, non è un disturbo, d'accordo? Si prova. Qualche altra domanda? Lo so, quel parte lì è un po' fonte di confusione sul discorso delle designazioni. Sì, però le ripeto, è fatto abbastanza apposta, perché in effetti, siccome voi vi troverete spesso a utilizzare vari testi, potete trovare varie designazioni, sono tutte corrette sostanzialmente. La normativa parla, allora, la normativa UNI parla di R come valore, come parametro che indica il carico unitario, cioè il carico unitario di superficie. Però non è che leggete solamente la normativa UNI, leggete anche altri testi, potete trovare tranquillamente anche la sigma, e poi potete trovare vari tipi di pesci sostanzialmente. Questo
li ho usati un po' tutti, in modo tale che qualunque paese ci abbiate trovato, per la fine riusciate a cavarlo, insomma. Qualche altra domanda? Io proseguo ad andare avanti. Durezza Rockwell, un po' di numeretti, resilienza, cominciamo ad andare su una prova un po' diversa, prove Sharpie, definizione del periodo di transizione, il fatto che questa sia collegabile nel caso in cui abbiamo un acciaio con transizione a una rottura molto fragile, nel caso in cui invece l'acciaio non abbia transizione, qual è per esempio un acciaio inossidabile austenitico. Ora cominciate a capire cos'è l'acciaio inossidabile austenitico, questa parola è un po' strana, abbiamo visto la prima volta, vi lasciamo un po' perplessi, in realtà è un acciaio, anzitutto inossidabile, beh, capiremo più avanti cosa vuol dire, è un acciaio che si ossida e con molta difficoltà. Austenitico vuol dire che è cubico, facce centrate a temperatura ambiente, non vi deve più sorprendere ormai, vuol dire semplicemente abbiamo un tenore di elementi gammaggini tali da avere CFC a temperatura ambiente, d'accordo? Quello abbiamo già visto ieri in maniera abbastanza così generalizzata. Elementi di lega, l'effetto macroscopico, qualche principio di carica frattura, definizione del K', definizione del K'C, prego. Questa parte qua è solo... Tutta? Parte... No, no, ah. Parte... Quando abbiamo introdotto il KIC. K'C. Sì. Il K'C è il valore critico del K', sostanzialmente, questa è la sua definizione. In pratica, se con K' parliamo di intensificazione del fattore di intensificazione degli sforzi, cioè di quanto ci si incrementa sostanzialmente la tensione all'apice di una discontinuità chiamata cricca, con K'C definiamo quel valore critico al di sopra del quale quella cricca propaga in maniera instabile. In pratica, come vi ho detto l'altra volta, se noi consideriamo con sigma o con R il valore del carico unitario che ci descrive lo stato tensionale di un polino uniassiale sollecitato in maniera unidirezionale e con il valore di sigma E, RH oppure di RN, il valore critico per il quale il polino si rompe sostanzialmente in corrispondenza di un carico unidirezionale, nel caso di un polino di forma più complessa che presenta nel suo interno una cricca, con K' descriviamo lo stato tensionale all'apice di questa cricca e col valore del K'C definiamo quel valore oltre il quale il pezzo non può essere polinizzato. D'accordo? Questa è la definizione. Più o meno questo schema qui poi vi descrive abbastanza bene quello che stiamo facendo. Il K è, descrive quello che stiamo, quanto sforzo stiamo applicando per deformare il vostro pezzo. Il K'C è quello che ci dà come resistenza all'apice. D'accordo? Attenzione anche qui, non confondiamo la tenacità, che è appunto questo K'C, con la resilienza KCV o KCU. K'C si ottiene con quella procedura un po' strana che abbiamo visto. KCU o KCV è la resilienza Sharpie con provino con intaglio U o AV rispettivamente, dove abbiamo invece una procedura che dà dei numeri profondamente legati alla modalità di prova, con la differenza sostanziale che mentre KCU e KCV non sono assolutamente dei numeri per uso progettuale, non potete dimensionare nulla con quel numero, con KCU e con altri parametri sempre legati alla carica frattura riuscite a fare dimensionamenti, il che è importantissimo, sennò altrimenti non potreste fare l'ingegnere, d'accordo? Qualche altra domanda? I vari modi 1, 2, 3 in cui abbiamo l'interazione, la possibile interazione fra una cricca e l'applicazione del carico, sostanzialmente qualunque altra modalità di applicazione del carico rispetto a una cricca può essere scomposta in questi tre modi principali. La maggior parte degli articoli scientifici sono riferiti al modo 1, credo l'80-90%, un po' perché è più semplice da studiare, un po' perché effettivamente questo è quello in molte occasioni quello più critico, per cui studiando questo lavoriamo in sicurezza rispetto a questi altri due. Non è sempre così però, in effetti ci sono comunque degli studi in modo 2, in modo misto e compagnia bella, ma la maggior parte dell'attività scientifica è legata al modo 1. Prego. Quindi il K'C è legato all'associazione del modo 1. Esattamente. Però esiste anche un K'2 e K'3. Esattamente. Però capite bene che è tutto molto più complicato, fare le prove in questi modi qua è molto complicato. Qui è abbastanza simile, perché è un carico unidirezionale. Governare questa prova, governare prove miste, per esempio. Se lei fa una prova mista 1 più 2, lei ha una cricca che inizialmente va nella direzione che le vuole, poi devia e va in un'altra direzione ancora. Lo so perché abbiamo fatto queste prove, insomma, quindi va un po' per fatti suoi, insomma. Per cui diciamo che comunque
lavorando in modo 1 normalmente siete in sicurezza, cioè siete nelle condizioni più critiche, e quindi i modi 2 e modi 3 sono normalmente meno critici. Purtroppo usare l'avverbio normalmente perché non è proprio sempre così, insomma. Influenza della laminazione sulla anisotropia del nostro acciaio e di conseguenza importanza del prelievo del provino e caratterizzazione della direzione di prelievo del provino in modo tale che noi possiamo sapere le direzioni di laminazione e come sono rapportate con le direzioni di applicazione del carico. Qui abbiamo appunto questa macrografia 3D dove appunto vediamo questa struttura in modo abbastanza evidente. Qui abbiamo le varie modalità di prelievo. Prego. Allora, quindi il prelievo, abbiamo detto, influisce sulla direzione di laminazione, cioè... No, la modalità di, la direzione di prelievo influisce sul valore di K'C, per esempio, in questo caso. Nel caso di provini per tenacità, nel caso di provini di trazione è la stessa cosa? Sì, assolutamente sì. Quindi va indicato pure nel provino di trazione? Sì. Ma se si ricorda, quando facevamo la prova di trazione, in realtà partimmo dal presupposto, avete capito ormai assolutamente ideale, di materiale omogeneo isotropo. Solo in quel caso, se il materiale è assolutamente omogeneo isotropo, possiamo dire che tirando noi applichiamo un carico tale da poter essere descritto localmente nel tratto utile attraverso la sigma, che è il carico unitario. Ma già sa che il suo materiale A non è omogeneo perché è pieno di inclusioni, B non è isotropo perché avete sempre stato in questa situazione qua, d'accordo? Quindi quello è un caso assolutamente ideale, insomma. K-C, studiatevelo, però insomma vi ripeto, sostanzialmente si va a fare una procedura che è una sorta di prova di trazione su un provino precriccato per capire in che momento la propagazione della cricca diventa instabile. Prego. Non lo so, questo è il risultato di una prova di trazione in cui alla scissa invece dell'epsilon c'ha il COD, crack opening displacement, cioè la lettura dell'apertura della cricca. E praticamente seguendo, lasciamo perdere il dettaglio del come fare le misure, in pratica determina su questo diagramma quel valore del carico in corrispondenza del quale la cricca inizia a diventare instabile, con quel giochino del 95% della pendenza, eccetera eccetera. Quel valore lei lo mette nella formuletta che le esprime il KQ, e se siamo in condizioni, nelle condizioni legate appunto a queste espressioni, quindi spessore del provino abbastanza elevato, ligament abbastanza grosso, una serie di condizioni al contorno, noi otteniamo un valore valido del K-C. Non è detto che ci riusciamo, però, specialmente nel caso di materiali molto tenaci, può uscire fuori un valore minimo dello spessore del provino di 30 cm. Voi capite bene che per rompere un provino di 30 cm servono centinaia di tonnellate, non esiste neanche l'attrezzatura in grado di poter fare la prova. A quel punto la meccanica della frattura lineare elastica, quella in cui stiamo lavorando, non è più sufficiente. Esistono delle altre meccaniche della frattura che vedrete in altri corsi, perché appunto esuliamo veramente fuori. Tutto questo per farvi capire che oltre alla sigma c'è qualcos'altro sostanzialmente. Con la sigma voi potreste progettare solamente delle aste caricate verticalmente, longitudinalmente, non potreste progettare veramente null'altro. Grazie a Dio esiste tutt'altro. Però quello che volevo sottolinearvi, il fatto è che questa roba qui è relativamente moderna. Quando andiamo poi a parlare tra un attimo della fatica, beh, la fatica con quell'approccio che non fosse Feller è di dopo gli anni 60. Voi non eravate ancora nati, ma io sì quasi, insomma. Quindi sostanzialmente è un approccio molto moderno, insomma. È sicuramente successivo alla bomba atomica. La bomba atomica è stata scoperta prima, d'accordo? Qui abbiamo appunto la fatica con l'approccio di Feller, la fatica con l'approccio del canale della frattura, scorrimento viscoso, come si fa la prova, il suo risultato principale, il fatto che durante la permanenza ad alta temperatura possiamo avere delle trasformazioni microstrutturali anche abbastanza importanti, usura, abbiamo visto in modo molto vago in realtà l'usura, e poi abbiamo fatto una gamma dei controlli non distruttivi, una carrellata più che altro, poi la approfondiremo certamente in altri corsi. Quindi dobbiamo solo capire che noi tutto quello che abbiamo raccontato, cioè il controllo online durante l'esercizio o comunque magari durante le soste programmate delle eventuali discontinuità presenti, lo possiamo fare in vario modo. Ve ne elencati solo alcuni, ce ne sono decine di altri, insomma, d'accordo? Io proseguirei senza interruzione, ragazzi, quindi mettete la mia in pace, perché preferisco essere sicuro di terminare questa parte qui. Lo dico per voi, per me, francamente. Se dovete fare la sosta è uguale, ma alle 11:15 devo per forza interrompere. Benissimo, purtroppo non c'è democrazia. E metallurgia estrattiva.
metallurgia estrattiva, qualche domanda? Tutto chiaro? Noi qui ovviamente abbiamo visto a volo d'uccello il processo di produzione di ghise e acciai, è chiaro non siamo andati nel dettaglio, ma sostanzialmente quello che va capito cos'è? Quello che va capito è che il processo di produzione è un processo A, nel quale dobbiamo portare un materiale da non metallico a metallico. Dobbiamo abbattere il tenore di impurezze, dobbiamo metterci le metti che desideriamo. Questo è quello che facciamo in un processo estrattivo, d'accordo? Lo si fa con una serie abbastanza lunga di ossidoriduzioni. Per poter portare il materiale da metallico, da non metallico a metallico, lo si deve anzitutto ridurre, e se ci sta l'alto forno che fa proprio questo, e poi abbiamo dei processi riduttivi e ossidativi, ovviamente non contemporanei, una volta si ossida, una volta si riduce, per poter portare via certi elementi. Per esempio, dopo l'alto forno, certamente dovremo ridurre il nostro, la nostra ghisa, per poter portare via un po' di carbonio, altrimenti rimaniamo con la ghisa tra le mani. Questo viene fatto per esempio nel convertitore, in questo caso qua, e per farlo bisogna insufflare ad esempio ossigeno, oppure misture di ossigeno e argon, oppure aria. Cioè in pratica facciamo concettualmente il contrario di quello che abbiamo fatto nell'alto forno, d'accordo? Fra l'altro lo facciamo con una certa perdita di ferro, parte del ferro si ossida in quel caso, d'accordo? Oppure se vogliamo seguire un processo sicuramente più moderno, che è quello appunto dell'acciaieria elettrica, partiamo da rottami e fondiamo i rottami. È chiaro che in questo caso partiamo già da acciaio, più o meno controllato. Qualcuno di voi mi ha chiesto, ma come si fa il controllo? Dal rottamaio ci si va con delle pistole a raggi X, le pistolotte così insomma, e si fa un controllo a campione ovviamente dei manufatti che vengono dati. E si riesce a determinare con una certa precisione la composizione chimica, per noi per quanto riguarda parecchi degli elementi presenti, non proprio tutti, in particolare per esempio il carbonio con la pistola a raggi X si determina una certa difficoltà. Per poter determinare il carbonio è meglio usare altri strumenti, alcuni abbiamo pure qua in facoltà insomma. Dopodiché c'è tutta la parte di colata, abbiamo visto nel dettaglio, qui saltiamo. Prego. Certo. Ma avevamo detto che la loppa non veniva scartata subito, perché serviva... Scartata subito non la può neanche fare, scartata subito, la loppa deve seguire la storia sì, dentro l'alto forno. Non... Cioè era utile anche... La loppa, anzitutto la loppa le si forma a prescindere, non è... Alla fine non è che potremmo fare a meno della loppa, insomma, sostanzialmente. Però il fatto che ci sia ci fa da fase di interfaccia con la ghisa e per la legge dell'equilibrio ci porta via un po' di impurezza. Questo sicuramente è uno, insomma, perché c'è un equilibrio in atto, per cui qualcosa va via con la loppa. La loppa, lei pensi che se ne fanno quantità mostruose di questa loppa, qualcosa bisogna farci, o ci fa delle montagnole finte, oppure lo utilizza molto meglio come per esempio materiale inerte per costruzione, come materiale coibentante sostanzialmente. Se si fanno dei granuli grossi così più o meno, chi si è fatto casa potrebbe averlo utilizzato, insomma. Qui abbiamo un po' di dettagli, prego. Il percentuale di carbonio esce da chi sarà l'alto forno da quel gioco? 4,3, 4,4, dipende, insomma, non è... Però è una ghisa sostanzialmente intorno allotettico, diciamo, non è una ghisa otettica perché ha tutti gli altri elementi, però un valore intorno a quello, insomma. Non le posso dare un valore esatto perché dipende molto dal processo adottato, per cui non posso dirle un valore. Eh sì, dal minerale che ci mette, da quanta carica ci mette, da quanto carbonio ci mette, eccetera, eccetera, insomma. Varie figure. Qui l'effetto della procedura di colata sulle inclusioni non metalliche presenti, più, facciamo vedere, uno bello intenso. Vediamo appunto che colando troppo rapidamente possiamo avere un tenore di inclusione a parità di composizione chimica, possiamo avere tenori di inclusione differenti, quindi il processo di produzione è importantissimo sulla qualità del nostro acciaio, credo. Devo portare in giro la roba, è un cestellone, grosso, molto grosso, che le permette di portare l'acciaio da un posto a un altro, è un po' svolge il ruolo, fra virgolette, e un po' del caro siluro, l'ho visto sotto l'alto forno, lì normalmente ci sono dei carri ferroviari, il caro siluro è un carro ferroviario che rapidamente per questo siluro porta la sua ghisa da un punto a un altro dell'impianto, e lei qui invece nella siliera lei porta il suo acciaio da un punto all'altro dell'impianto, a volte ci sono dei trattamenti in siliera anche addirittura, lasciamo perdere insomma, ripeto, andiamo un po' oltre i limiti di questo corso, ma comunque appunto sostanzialmente è un enorme recipiente coibentato. Poi perché coibentato? Perché voi non volete avere perdite di calore, perché se avete perdite di calore vi può cominciare a solidificare là dentro,
e non va bene, insomma, e vi portate in giro il vostro acciaio da un punto all'altro del vostro impianto. Immaginate degli enormi carri ponte, d'accordo? Quindi enormi carri ponte con potenze mostruose, questo oggetto va a volte a decine di metri di altezza, perché quando la siviera va in alto per poter fare una colata continua, dovete avere questo cestellone enorme coibentato che va su con tonnellate e tonnellate di acciaio dentro per fare la colata, non è banale, insomma. Ok? Prego. Niente, avevo detto, molto male, che quando Sandro era legato con in siviera, per volta mi deve portare via parti. Non solo in siviera, in realtà in tutto il processo produttivo, lei ha sempre questo metallo che ha contatto con un materiale inerte, immaginate un tufo molto compatto come consistenza, e se va col dito sul tubo riesce a grattarlo via sostanzialmente. Le immagini, lì abbiamo acciaio liquido o metallo liquido sostanzialmente, e questo proprio per erosione se lo può portare via. Questi pezzetti che vanno via in parte riescono a galleggiare, guardi qua c'ha più o meno un esempio sostanzialmente, queste particelle in parte riescono a galleggiare, quando galleggia va tutto bene perché la roba che galleggia si porta via in qualche modo, però a parte vengono trascinate e possono essere inglobate, in questo caso danno luogo a quelle vengono denominate come inclusioni esogene, cioè che hanno un'origine esterna, per distinguere dalle inclusioni endogene, che sono quelle legate invece alla diminuzione di solubilità che lei ha per l'ossigeno, per l'azoto, nella transizione da metallo liquido a metallo solido, quando va a formare poi quelle inclusioni non metalliche, che appunto abbiamo sempre detto. In realtà le inclusioni non metalliche possono appunto avere questa differente origine, o esogena appunto legata al fatto che il vostro metallo istante per istante è sempre a contatto con qualcosa di non metallico e che può essere appunto grattato via, o endogena e quindi derivante dalla diminuzione di solubilità. Da cosa si distinguono? Molto facilmente, quelle esogene, essendo ottenute per grattata della superficie, hanno delle forme strane, molto spesso questo è già un parametro forma molto spesso è molto importante. Possono essere piuttosto grossolane molto spesso, mentre quelle endogene raramente hanno queste caratteristiche, insomma. Quelle esogene tipicamente sono piuttosto grossolane e hanno forme strane, per cui sono abbastanza identificabili. Non c'è materiale di non è possibile. Non è possibile eliminarle completamente, perché lei purtroppo deve per forza a che fare con questa roba. Per cui. Ok? Proseguiamo. La laminazione trafilatura, l'effetto della laminazione, ricordatevelo, sulla microstruttura, il perché avevamo quella struttura impacchettata, cosa succede al nostro acciaio, non come simulazione ma come foto, qui abbiamo le foto della nostra microstruttura per una laminazione di via crescente, e vabbè, quello succede alle inclusioni, tutta la parte di solidificazione l'abbiamo vista riferita all'ingotto, abbiamo definito insieme il processo di mutazione e crescita attraverso il parametro del delta G, vi ricordo, dove abbiamo visto insieme che limitando in qualche modo il delta G come un equilibrio fra un'energia libera legata alla formazione di una nuova superficie e un'energia libera legata al calore latente di solidificazione di trasformazione, in realtà abbiamo dei valori massimi che ci definiscono un raggio critico della particella. Raggio critico che, se la particella si viene a formare per motivi casuali, ha una dimensione inferiore, un raggio minore, quella particella si ridissolve all'interno del vostro portiglione fuso. Se è maggiore, in realtà la particella tenderà a crescere e il vostro sistema procederà verso la solidificazione. Questo andamento dipenderà anch'esso dalla temperatura. Quanto più elevato è il sottoraffreddamento, tanto più questo massimo sarà spostato verso sinistra. Quindi, tanto più elevato il sottoraffreddamento, tanti più nuclei critici avrete certamente, perché è più facile avere 5 atomi in posizioni reticolari come se fosse solido, piuttosto che 280. D'accordo? Quindi è chiaro che se eleviamo il sottoraffreddamento al quale si trova il nostro metallo, rendiamo critici con maggiore facilità un maggior numero di punti del nostro sistema. Il risultato sarà una struttura con una grana cristallina più fine, è esattamente quello che avviene in corrispondenza della pelle del nostro lingotto, il motivo per cui la pelle, questo strato di 3-4 cm, ha una grana cristallina molto più fine rispetto al cuore del lingotto, che invece ha una cristallografia molto più grossolana, ha dei grani molto più grossolani. Prego. Non ci sono domande stupide, però. Nella slide 1, cioè le gocce fredde alla base. Questo, scusate. La se quella dopo fa.
Sì. Schizzi, sostanzialmente schizzi di metallo fuso che solidificano istantaneamente, che proprio immagini una bottiglia d'acqua di un bicchiere, può schizzare, però se un metallo fuso aderisce alla parete, immediatamente diventa solido. Fin lì sarebbe poco male, perché il metallo liquido risalendo potrebbe risciogliere un'altra volta, ma si possono formare una sorta di crosta di ossido che rende magari lo scioglimento successivo quasi impossibile. Questa crosta in realtà protegge la goccia fredda e praticamente, una volta solidificato, questa parte che è distaccata rispetto al resto del pezzo si toglie, poi si forma un muro sostanzialmente. Piccolo, per carità, però. Ok? Prego. Sì, però lei consideri che, diciamo, questo è il problema grosso, è che qui avete la parte iniziale è quella, diciamo, più critica sotto questo punto di vista, perché il pezzo, il vostro lingotto, anzi la vostra lingottiera, è ancora fredda. Una volta buttato un po' di metallo, è tutto caldo, è un fenomeno molto più difficile, insomma. La parte iniziale è quella più critica, tant'è che molto spesso si fa, ad esempio, la cosiddetta colata in sorgente, cioè invece di buttarlo dall'alto, da sotto, e si riempie della bevanda. Andiamo avanti. Sorrento. Prego. Però non è una colata insorgente, cioè alla fine limitiamo le gocce che stanno sotto, però alla fine sembra un cunicolo che comunque... Ma quello lo rompe. Quello lì, diciamo che tutti quanti, per esempio, questa cosa è abbastanza evidente quando fate più che la colata in lingotto o la colata in forma, dove voi avete tutti i canali di alimentazione, qui si staccano sostanzialmente. Se dovete colare un termosifone, per esempio, e beh, voi quando solidificate avete il termosifone solidificato, ma tutti quanti i canali di alimentazione della colata che poi vengono segati fondamentalmente. Quindi è normale questo, anzi, d'accordo? Vediamo. Processi di trasformazione per nucleazione e crescita allo stato solido, sostanzialmente identici a quelli relativi alla trasformazione da liquido a solido per nucleazione e crescita, stesso meccanismo. Attenzione nell'ipotesi che la diffusività riesca a essere efficace. Questo vuol dire che cosa? Raffreddamenti e o riscaldamenti abbastanza lenti. Perché se andiamo a raffreddare molto rapidamente possiamo bloccare la diffusione degli atomi. Vi ricordo la definizione di diffusione, perché questa va ricordata. Per diffusione si intende il movimento di atomi per distanza almeno pari alla distanza interatomica. D'accordo? Bene, se la velocità di raffreddamento è troppo elevata, questo può essere impedito e avviene qualcos'altro, non è che non avviene nulla, può avvenire qualcos'altro e più avanti vedremo cosa vuol dire. Prego. Quindi noi nel lingotto poi dobbiamo aprire, cioè la parte dove c'è la cavità di fusione. Si taglia e si diffonde. E si offende poi solo la parte interna. Tipicamente, ma infatti c'è una perdita mostruosa, c'è una perdita enorme nel lingotto. Tant'è che infatti è una procedura, quella del lingotto arcaica sostanzialmente. Consideri che la parte da scremare può arrivare fino a un terzo dell'altezza del lingotto. Perché un terzo non è poco. Capito? Quindi diciamo che è importante. Quindi si tiene il cuore Si tiene il cuore, per quanto insomma ci sono dei trattamenti, ma non è che si prende così e si porta a deformare, insomma, dei trattamenti, però diciamo che si prende il cuore e la parte da due terzi in giù. Ma quindi anche la pelle della porta esterna? Sì, ma è buona, non si butta niente, quel pollo. No, a parte questa battuta, ma oggettivamente non si butta, non può toglierlo, non è può asportarlo, insomma. E può segare, appunto, può eliminare questo terzo superiore, perché poi tra l'altro appunto è ricco di buchi, è ricco di inclusioni, è ricco di impurezze, ha una composizione chimica differente rispetto al resto, perché si ricorda la parte solidifica per ultima. Ci sono dei modi per evitare tutte queste cose, non siamo più. Ci sono per esempio dei modi, la materozzatura, non so se qualcuno ha mai su questo. Appunto, si può mettere una specie di tappo sopra, una specie di coperchio. Ci sono una serie di procedure, ma non stiamo qua a guardare, insomma, d'accordo? Qui l'importante è sfruttare il processo di solidificazione nel lingotto per capire i meccanismi di nucleazione e crescita e per capire quanto il sottoraffreddamento può influire sulle dinamiche, appunto, sulla cinetica relativa al meccanismo di trasformazione, che poi ci servirà non tanto sulla solidificazione, che poi noi della solidificazione in realtà andiamo poi a vedere quali sono i difetti sostanzialmente, ma ci servirà per esempio quando abbiamo fatto la parte di grammi di fase per le trasformazioni allotropiche allo stato solido.
Ma aumentare il sottoraffreddamento significa aumentare la temperatura di trattamento del... No, vuol dire abbassare la temperatura che ci troviamo rispetto a quella di fusione. È chiaro che se sta sopra non si dirà mai. Dendriti, abbiamo visto nel caso di trasportazione del calore direzionale abbiamo questa formazione arborescente che appunto ha una, per esempio in questo caso qui, una struttura di questo tipo qua. Adesso non mi ricordo chi faceva la domanda a suo tempo, cominciamo a capire meglio perché la parte basso fondente si concentra negli spazi interdendritici, abbiamo fatto i diagrammi di fase e sostanzialmente riusciamo a capirlo meglio. Struttura tipica dell'incontro, la vediamo qua. Diagrammi di fase, qua abbiamo fatto una lunga carrellata in cui appunto abbiamo descritto come solidifica una lega. In effetti abbiamo detto a monte come solidifica un metallo puro, abbastanza banale. Vi ho ricordato che nella trasformazione liquido-solido in metallo puro abbiamo sempre un calore latente di solidificazione che comporta durante la trasportazione del calore un arresto della curva di raffreddamento, quindi c'è l'arresto di raffreddamento legato al fatto che il calore latente di solidificazione vi cede calore durante appunto la solidificazione stessa, e quindi la curva temperatura-tempo in corrispondenza della temperatura di fusione o di solidificazione presenta un arresto. Abbiamo visto il caso della nostra lega binaria AB, nel caso in cui abbiamo una miscibilità allo stato liquido e allo stato solido, ovviamente essendo due metalli diversi avranno temperature di fusione differenti. Abbiamo visto insieme la presenza di una curva di liquidus, guardate sopra, la curva di solidus, e abbiamo visto insieme le leggi che ci permettono di interpretare quella zona intermedia, nel caso del diagramma AB con perfetta miscibilità sia lo stato liquido che lo solido, le leggi che ci permettono di interpretare le zone bifasiche che abbiamo appunto identificato come varianti secondo la regola di Gibbs, la regola dell'orizzontale e la regola della leva. La regola dell'orizzontale in qualche modo ci permette di avere una descrizione della evoluzione della composizione chimica delle fasi coinvolte. Invece la regola della leva ci permette di poter quantificare le frazioni volumetriche delle fasi presenti per qualsiasi temperatura. Tutto ciò ovviamente nelle condizioni di validità di un diagramma di fase, che sono quelle per le quali noi abbiamo una riversibilità dei fenomeni descritti. Cioè il diagramma di fase è efficacemente rappresentativo di un vostro insieme, di una vostra struttura, di un vostro sistema in via di trasformazione solo se rappresenta una serie infinita di stati di equilibrio, cioè insomma raffreddamenti o riscaldamenti estremamente lenti. Nel caso, prego. Ma quando noi ad esempio parliamo di zero varianza, significa che il grado di libertà è uguale a zero? È il caso ad esempio del metallo puro quando sta solidificando, ed è il motivo per cui la temperatura raffreddandosi arresta. Non fate mai confusione, raffreddare qualche cosa, cioè asportarne calore, non vuol dire conseguentemente abbassarne la temperatura, dipende che sta succedendo nel vostro sistema, evidentemente. Nel caso del metallo puro in corrispondenza alla temperatura di solidificazione vi trovate lì in condizioni di zero varianza, e quindi asportare calore non vi comporta un abbassamento della temperatura ma vi comporta una variazione della frazione volumetrica di solido rispetto al liquido, aumenta il solido e diminuisce il liquido. Stesso discorso nel caso per esempio della composizione eutettica, laddove c'è possibilità di avere un eutettico. Nell'eutettico avete un liquido eutettico che contemporaneamente forma due solidi, e quindi vi trovate applicando Gibbs con un equilibrio zero variante, e quindi anche lì avete un arresto della temperatura, perché qualunque parametro cambiate vi cambia il numero di fasi presenti, o vi sparisce il liquido o vi spariscono i solidi, d'accordo? A seconda se state raffreddando o riscaldando, in questo caso qui, d'accordo? Prego. Ma l'unico dominio privato sarebbe l'unico dominio privato, l'unico punto sarebbe quello della condizione eutettica e temperatura eutettica, cioè quello sì, di raccolto. Sì, sì, io quando comincio a balbettare sappiate che sto di dire una cosa non perfettamente corretta. Sì, in che senso? Non si discordi che lei non solo ha l'eutettico per composizione eutettica, ma anche per tutte quelle composizioni chimiche comprese fra la massima solubilità qui e la massima solubilità qui, perché non si scordi che raffreddando questa ad esempio, raffreddandola, lei avrà il liquido che evolve nella sua composizione chimica, cioè a un certo punto lei avrà un liquido che raggiunge la composizione eutettica, nonostante lei non sia partita dall'eutettico. È chiaro? L'abbiamo visto questa cosa abbastanza bene qua, se non ricordo male.
aspettate, abbiate fede. Per esempio, qua, a un certo punto, in questo passaggio, lei raffreddando ha raggiunto qui, e infatti la sua struttura prevede un alfa primario o preotettica e un otettico che si è formato dal liquido tettico, in questo caso un otettico lamellare. L'alfa primaria è costituita da queste macchie bianche, le linee parallele costituiscono invece il suo otettico solidificato. Okay? Quindi in effetti la sua struttura otettica, molto spesso poi, data la peculiare morfologia, si merita molto spesso un nome particolare, lo abbiamo visto ieri nei diagrammi di fase, ferrocarbonio, noi abbiamo un otettico cementite per austenite che si merita il nome di ledeburite, e abbiamo un otettoide per rite cementite che si merita il nome di perlite, cioè hanno un'importanza tale queste microstrutture particolari, questa distribuzione particolare delle fasi, da influenzare pesantemente il comportamento macroscopico del vostro metallo, se è acciaio, se è ferrite. Okay. E qui insomma, questo è quello abbiamo fatto come commento. Abbiamo visto insieme il problema della segregazione, cioè sì, tutto quello che ho raccontato sui diagrammi di fase è assolutamente corretto, peccato che non avviene quasi mai. Quando non avviene, questa cosa può comportare una serie di problemi, non ultimo ma non unico il fatto che, oltre ad avere il problema della macrosegregazione che abbiamo visto nel caso del lingotto, cioè il fatto che la zona che solidificava per prima era più liquida nei metalli autofondenti rispetto alla zona che solidificava per ultima, possiamo avere anche una microsegregazione, o spesso chiamata anche liquazione, dove in effetti possiamo avere addirittura alla scala del grano differenze di composizione anche abbastanza importanti. Sopra il caso della perfetta diffusività, e quindi il nostro grano ha sempre la stessa composizione chimica, e qua il nostro grano ha una composizione chimica differente fra cuore e superficie. Questa cosa può essere almeno in parte recuperata, ad esempio riscaldando e aspettando. Di fondo bisogna aspettare. Chiaro, si deve aspettare tanto meno quanto più alta la temperatura, però anche lì, se riscaldiamo troppo, primo abbiamo costi, ci costa. Più sono andati con la temperatura, più vi costa il vostro trattamento. E poi vi ricordate, c'è il rischio che andando troppo su rischiate di bruciare il vostro metallo, cioè di avere microfusioni localizzate, e che è assolutamente deleterio. Qualche domanda su questo? Alto! E no, mi faccia così. Nel senso che abbiamo, aspetta, torno indietro. Ferma. Allora, guardi questo qui, ok? Eh sì, vabbè, è partito quello sotto, ha fatto abracadabra e è partito quello sotto. Vede? Qui le metto alto fondente il piombo, anche se è strano che parlo alto fondente. Comincia prima a solidificare qualcosa al 90% di piombo, poi abbassando la temperatura l'intero solido cambia di composizione chimica e arriva all'80% come quella di partenza. Invece, se la diffusività non è completa, il 90% che ha nel cuore resta 90%, gli strati che si azzeccano successivamente sono invece via via sempre più ricchi di stagno e quindi più poveri in piombo. Quindi l'elemento altofondente è quello che solidifica per primo, ma è anche giusto, perché sta più su con la temperatura, quello altofondente è quello che per primo può solidificare, per virgolette. Non è unicamente quello, attenzione, è sempre una lega questa, eh. Qui avremo il 90% di piombo, sempre il 10% di stagno. Qua abbiamo il 70% di piombo e il 30% di stagno, cioè è più ricco nel mente altofondenti o più povero nel basso fondente, non è solamente stagno, d'accordo? Quello sarebbe un caso particolare in cui voi avete a che fare per esempio con una totale immiscibilità dell'elemento, caso ad esempio del piombo nel ferro. Il piombo è totalmente immiscibile nel ferro, è basso fondente rispetto al ferro, il piombo fonde a 130-140 gradi, il ferro puro a 1500 rotti, 38 abbiamo visto già ieri, e il piombo non si scioglie nel ferro, tant'è che forma delle micro goccioline sparpagliate, una cosa un po' particolare insomma. Questo è il caso in cui invece le due leghe possono formare appunto delle leghe. Procedure di preparazione metallografica, questa abbiamo visto abbastanza al volo. E come avete visto, questo corso si può fare anche in un'ora se volete, non è difficile. Infine, diagramma ferrocarbonio.
Dica, dica. Tanto non è registrato, dica. No, no. La cancello. Forse è una macchina. Questa non so perché è stata fatta ieri, ma no? Per il resto è facilissima questa qua. È solo ricordarsi, come guardate, il diagramma ferrocarbonio è facilissimo da ricordare, basta ricordarsi la sua struttura. Nel semplificato avete un otettico e un otettoide dove mischiare, sostanzialmente. Certo, se li mischiate male, è uno schifo e l'esame non lo superate. È un dettaglio secondario. Vi dovete ricordare la sequenza di trasformazioni che il ferro ha a partire dalla temperatura ambiente fino alla fusione. Cubico arco centrato, a 912 diventa cubico facce entrate, a 1300, non ricordo più, 94 diventa di nuovo cubico arco centrato fino alla fusione a 1538. Per cui di fondo ha tre forme allotropiche, in realtà ci serve un'altra transizione, vi ho detto già ieri, ma dimenticatelo, vi ho detto già che c'è, è una transizione magnetica a magnetica, ma a livello di reticolo cristallino non cambia nulla, dato che voi state qui innanzitutto con ingegneri meccanici, vi interessa per la parte meccanica il reticolo cristallino e quindi sostanzialmente non c'è. Vi ho detto anche di, di notare la presenza di una designazione un po' particolare di questa temperatura di trasformazione, ragazzi, state attenti del boccio, e H3, H4, non scherzo, H3, H4 che designano appunto la transizione alfa gamma e gamma delta. Vi ricordo di distinguere, perché io lo faccio e lo dovete fare anche voi, fra ferro alfa e ferrite, fra ferro gamma e austenite, fra ferro delta e ferrite delta, chi sono l'uno e chi sono l'altro. Il ferro alfa è il ferro puro nel reticolo cristallino cubio corpo centrato, la ferrite alfa è la soluzione solida che qualunque elemento di lega forma con il ferro alfa, quindi in un reticolo cristallino cubico facce entrate. Il ferro gamma è il ferro puro con reticolo cristallino cubico facce entrate, l'austenite è la soluzione solida, reticolo cubico facce entrate, che qualunque elemento forma con il ferro puro, con il ferro. E stesso discorso, se prego. Sì, sì, brava, esattamente, ha colto infatti esattamente la definizione. Allora, premesso che il carbonio c'è sempre, come scoprirete più avanti, c'è un solo acciaio, una sola classe di acciai, Maraging, che hanno tenori di carbonio praticamente trascurabili, anzi se ci sta è un problema, se no il carbonio c'è sempre. Però in realtà lei può definire come austenite una soluzione solida, per esempio binaria ferro-nichel, dove lei ha, dico ferro nickel perché? Perché il nickel è un elemento, no, non è a caso, perché il nickel è fortemente gammaggino, per cui se mette il 10% di nickel, riesce a tenere a temperatura ambiente cubico faccia centrata, d'accordo? Non è la scelta a caso, insomma, per cui oggettivamente può ottenere appunto questa austenite, quindi non è che l'austenite è una lega binaria ferro-carbonio, no, è una lega a base ferro, cubica facce centrate, costituita da una soluzione solida di elementi di lega nel ferro cubico faccia centrata, d'accordo? Quindi con austenite e ferrite indichiamo le fasi, con ferro alfa e ferro gamma indichiamo il ferro puro, ferro alfa cubico faccia centrata, ferro gamma cubico faccia centrata, d'accordo? Qui abbiamo l'influenza di elementi di lega che può essere alfagena o gammagena, un'anticipazione rispetto al resto del corso, guardate, questo non è l'unico effetto che hanno gli elementi di lega. Scopriremo nel tempo che in effetti gli elementi di lega hanno un'infinità di effetti. Il primo che troviamo è il loro carattere alfageno o gammageno, cioè la loro capacità di stabilizzare nell'alfageno il cubico quarto centrato e nel gammageno il cubico quarto centrato. Ma non è l'unico effetto, me ne viene in mente un altro al volo perché potreste già apprezzarlo forse, un effetto carburigeno. Ci sono alcuni elementi che hanno la capacità di reagire con il carbonio e formare carburi, altri elementi no. Per esempio il cromo è un elemento fortemente carburigeno, cioè è in grado di formare carburi di tipo CR23C6, il nickel invece ha un'affinità chimica verso il carbonio che è inferiore a quella del ferro. Quindi nonostante il nickel possa di per sé formare dei carburi, ma in lega con il ferro non può formarli, perché piuttosto che formarsi carburi di nickel si formano carburi di ferro. D'accordo? Vi siete già persi, ma tanto è registrato e ve lo potete rivedere. No, domande, che vi siete persi, non sto scherzando, non è che è esaustiva la registrazione, su. Guarda, il vostro sforzo in questo momento è limitato, non è quello che sta parlando da circa un'ora e mezza, per cui, su, date segni di vita.
diagramma è ferrocarbonio, vi ricordo che il diagramma è l'attacco costituito da un doppio diagramma, quelle linee continue che sono riferite al diagramma metastabile ferro cementite, le linee tratteggiate quando presenti fanno riferimento al ferro carbonio. Attenzione, il ferro carbonio, come vedete, non è che ha linee tratteggiate dappertutto, per esempio questa linea qui non ha il suo corrispettivo tratteggiato, perché in realtà questa linea qua, la A con 3, corrisponde, coincide sia nel diagramma ferro carbonio che nel diagramma ferro cementite. Ma perché? Perché non è una linea di equilibrio con la fase ricca in carbonio. È una linea che ci divide l'austenite dalla ferrite, d'accordo? Notate in pratica che le quattro linee, questa è anche una formula mnemonica per potervi ricordare come disegnare questo diagramma, le uniche quattro linee che vi distinguono il diagramma metastabile dal diagramma stabile sono tutte quelle che hanno a che fare con una presenza di fase ricca in carbonio, ovvero l'odettoide, che è un equilibrio fra austenite, ferrite e la fase ricca in carbonio. La linea CM, dove c'è l'equilibrio fra austenite e la fase ricca in carbonio. L'orizzontale eutettica, anch'essa equilibrio fra austenite, liquido e fase ricca in carbonio. E poi la linea di liquidus per le ghise iperotettiche. D'accordo? Quindi è molto facile ricordarsi quando mettere una e quando mettere l'altra. Vi aggiungo qualcos'altro a questo punto, perché visto che siamo qui a lezione possiamo dire qualcos'altro in più. La cementite. Io vi ho detto prima, è un composto ortorombico F3C che ha caratteristiche morfologiche differenti a seconda di come viene a essere ottenuta. Vi ricordate? In un caso poteva essere una sorta di guscia intorno ai nostri grani di austenite, nel caso in cui appunto si otteneva qui, in un caso potevano essere delle placchette, in un altro caso potevano essere delle lamelle, quelle ottenute dalla. In un altro caso ancora delle lamellone piuttosto grosse. Questa morfologia differente della cementite ci permette una classificazione della cementite che ieri non abbiamo detto, che possiamo dire oggi tranquillamente, ma che è abbastanza banale. Possiamo distinguere la cementite in cementite primaria, quella che si ottiene in corrispondenza della solidificazione di una ghisa iperotettica bianca. Cementite eutettica, quella sostanzialmente che va a formare la matrice della rete pulita. Cementite secondaria, morfologicamente è quella che va a formare dei gusci intorno ai grani di austenite e si ottiene per la diminuzione solubilità del carbonio nell'austenite. Cementite odettoidica è quella presente nelle lamelle di perlite e infine cementite terziaria, quella che si ottiene sotto forma di placchette negli acciai extradolci. Vi è piaciuto? Prego. Ma acciai voglio, insomma. Quindi il discorso della temperatura tecnica, noi non abbiamo più cementite primarie. No, fermo. Se lei si è formata, quella resta. Però sotto l'eutettico, oltre a quella che ci aveva, le si può formare, anzi le si forma, per la diminuzione solubilità per la seconda, certo. Poi attenzione, ma certo, no, fermo, la rete pulita ce l'ha, lei si è perso, ma basta che vi ricordate un attimo gli appunti, la lezione, e vi ritrovate facilmente. Torniamo più su, giù, devo andare per forza al commento delle ghise. Queste, una volta che si formano, non è che si dissolvono, solo però al di sotto dell'otettico, oltre alle lamelle principali, c'ha appunto la rete pulita costituita da questa matrice di cementite e dalle particelle rotondeggianti di austenite. Raffreddando ulteriormente, alla cementite non succede nulla, sia essa primaria o sia essa eutettica. È l'austenite, sotto forma di queste particelle rotondeggianti nerastre, che butta fuori il carbonio, lo essuda fuori, va a far diminuire la concentrazione di carbonio nell'austenite e aumenta la frazione volumetrica di cementite. Qui l'austenite che è rimasta si decompone in perlite e raffreddando ulteriormente. Ok. Abbiamo comunque poi per pulite. L'area di pulite è questa. Questa qui è la debolita trasformata. Trasformata in che? In ferrite e cementite. Qui voi avete un composto, un costituente, la cementite che è diciamo metastabile, facciamo finta che sia stabile, in realtà poi sappiamo già che se riscaldiamo si decompone. Una volta che si forma,
l'asta. E abbiamo qualche cosa che è sempre in via di trasformazione, che è l'austenite, che in questa fase qua, abbassando questa temperatura, diminuisce la solubilità del carbonio, lo butta fuori e forma cementite. Qua diventa completamente instabile e forma perlite. Qua, questa foto qua, è una foto che vi descrive una ghisa bianca, cioè vuol dire che ha solidificato secondo la colonna cementita, ipotetica, a temperatura ambiente. Quindi costruita da, per esempio questa qua, questo è una dendrite di austenite protettica, cioè primaria, che raffreddandosi è arrivata a questa composizione chimica qua e ha dato luogo alla formazione di perlite. Questo è perlite in realtà, ma questa morfologia è molto particolare. Aspetti, qual è la seconda? Ce ne sono 5. È in basso. L'unica foto? Quella... No. Quella è blu, la seconda foto. Ok. Quella è composta da mastinite primaria, protettica. Dopo l'altra che si è formata dopo. Esattamente. Il passaggio. Perché lei ha fatto in qualche modo, appunto, durante la... raffreddando, dovete commentare, guardate, dovete commentare banalmente una zona bifasica monovariante con un solido che va via via lungo questa curva di solidus e un libidus che fa questo. Qui il libidus è eutettico e forma l'eutettico. Eutettico che nel caso della ghisa bianca è cementite con particelle rotondeggianti di austenite. Ok? Indifferentemente che siamo ipo o iper. È chiaro che la differenza tra ipo o iper è la fase primaria, in questo caso un'austenite primaria protettica, in quest'altro caso una cementite primaria protettica. Cementite primaria protettica che è una sono delle lamellone grossolane, in quest'altro caso invece sono delle dendriti abbastanza evidenti. Sì. Prego. Quando abbiamo i due abbiamo mischiati, sia quello. Mischiati, sovrapposti. Sovrapposti, sia quello lineare che. Cioè, sia quello con la cementite che quello soltanto per la allora, quello con la cementite lo devi definire come metastabile. Quello lì con la carbonio grafitico come stabile. Quando le abbiamo frapposti, qual è il valore di quello, quali sono i valori della metastabile? Perché noi abbiamo Sono, guardi, molto semplice. Per quanto riguarda le temperature eutettoidiche e eutettiche, l'eutettico sta a 5 gradi sopra, l'eutettoide una decina di gradi sopra. I punti di trasformazione dell'eutettico e dell'eutettoide si spostano leggerissimamente verso sinistra, di molto poco. Invece di 4,3 ci avrà 4,25, per esempio per l'eutettico, invece di 0,77, attenzione, spesso potreste trovare l'eutettoide metastabile, anche 0,81 potete trovare, normalissimo. Può essere qualche 0,70, 0,71, 0,72, più in basso, insomma. Quindi sostanzialmente le curve sono spostate verso l'alto e un po' verso sinistra. Importante descrivere la variazione di ACM, perché ACM, cioè il limite di solubilità del carbonio e l'austenite, si sposta un periodo verso l'alto in maniera piuttosto evidente, tant'è che viene sfruttato in un trattamento termico questa differenza. Prego. Qualche domanda ancora? Trasformazione allo stato solido della nostra austenite in acciaio. Qui per esempio abbiamo come si trasforma un acciaio ipotettoidico durante il raffreddamento, formazione della ferrite primaria e in corrispondenza della temperatura eutettoidica formazione dell'eutettoide perlitico. D'accordo? Molto semplice. Acciaio iperotettoidico invece abbiamo, come vi ho già raccontato prima, questa cementite secondaria che va a formare un guscio intorno ai grani di austenite durante il raffreddamento. E notate, vi ripeto, sempre di F3C stiamo parlando, ma per esempio questa cementite è ben diversa dalla cementite primaria come la mellona, è ben diversa dalla cementite eutettica sotto forma di matrice, ma sempre F3C è, d'accordo? Stiamo parlando sempre di F3C, ma che morfologicamente è totalmente diversa. Stesso discorso abbiamo fatto sempre ieri sulla cementite perlitica. Vedete, questo bianco qua, se io vado con la microsonda, questo bianco che sta qui ha la stessa composizione di questo bianco che sta qua, ma è morfologicamente completamente diverso. Se io avessi un acciaio
extra dolce, potrai vedere quelle placchettine. Attenzione che la cementina terziaria in un acciaio, per esempio, iperodetto ipico, non è che non c'è, perché questa diminuzione di solubilità, ripeto, nel diagramma dovete tracciare, potete metterne tranquillamente solamente quello semplificato, ma questo c'è. Questa diminuzione di solubilità della ferrite, del carbonio nella ferrite, c'è sempre. Ma la frazione volumetrica di cementite terziaria che si viene a formare è talmente trasfurabile che io riesco a farne evidenza, riesco a averne un'evidenza sperimentale con metallografie solo su acciaio extra dolce. Su un acciaio già allo 0,2% di carbonio, la quantità di perlite che c'è è tale, vi ricordo la perlite e cementite più ferrite, è tale da non farmi vedere queste placchette. Io le placchette legate al limite di solubilità che la ferrite ha le vedo solo ed esclusivamente nel caso di un acciaio extra dolce, cioè un acciaio che abbia un tono di carbonio inferiore alla massima solubilità del carbonio della ferrite. Tutto chiaro? Un'altra visione. Acciaio ipoetoidico, grani di ferrite e di perlite, acciaio detoidico e acciaio iperodettoidico con questi gusci abbastanza evidenti. Prego. Scusate, aspetti un attimo una cosa. Nell'esame, nel proprio intercorso, io vi posso chiedere questo cos'è. D'accordo? O qualcos'altro. Magari non è proprio questa foto, la foto simile. Vi assicuro che si distinguono. Prego. Sì, ma guarda, si spiega molto facilmente, insomma, in realtà. Noi ci troviamo qua. Vabbè, facciamo qui con un grafico, va. Praticamente ci troviamo 0,02% a sinistra di questo valore, d'accordo? Quindi in un campo in cui vi ho detto questa zona qui è trascurabile addirittura per quasi tutte le applicazioni. Se noi raffreddiamo una riga di questo tipo, questo è pieno, arriviamo qua, cominciano a formarsi i primi grani di ferrite, scendiamo, cerchio vuoto, punto pieno, punto pieno. Questa è l'evoluzione del solido e dell'alfa e dell'austenite. Vedete? Aumenta il tenore di carbonio nell'austenite, aumenta di poco il tenore di carbonio nella ferrite, aumenta la frazione volumetrica di ferrite, diminuisce la frazione volumetrica di austenite. Fino a che qua non ho tutto quanto ferrite con pochissimi grani ancora di austenite. Al di sotto di questo punto ottengo di nuovo una zona monofasica bivalente, tutta quanta ferrite. Tutto ciò è vero raffreddando, raffreddando, raffreddando. Qui se io faccio uno zoom, una foto, ottengo tutti i grani alfa. D'accordo? Chiaro fin qui? A un certo punto entro semplicemente in una cura di miscibilità, oggi in fondo di qua, in cui comincia a precipitare qualcosa, perché io ho che il carbonio non riesce più a starci dentro. Quel poco di carbonio, per esempio scendo qua sotto, in realtà è molto poco, perché vedete che qui sto con un tenore di carbonio estremamente basso e in pratica cosa ottengo? Sempre grandi ferrite, 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 e qualche placchetta, ma poche, di FE3C, cementite secondarie. D'accordo? È l'unico caso in cui riesco a vederla, perché non è che se io sto qui non ci dà lo stesso sistema. Andiamo a fare un esercizio solo teorico, non lo facciamo fisicamente. Se io applico qua la regola della leva, io ho che la quantità di ferrite che ho è questo segmento, da laggiù, diviso tutto il segmento, cioè è quasi uno, d'accordo? Se io faccio la quantità di cementite che ho, è questo segmentino qui, rapportato all'intero segmento,
cioè è trascurabile, è molto piccola la quantità di cementina che si forma per la diminuzione di solubilità del carbonio nella ferrite, ma c'è. La riesco a vedere solo però negli extradolci, non che qui non ci sia o qua non ci sia, ma le frazioni momentiche sono trascurabili e si ne ha contezza solo nel caso appunto dell'extradolce. E questo nel caso dell'extradolce va raccontato, ma non perché questo non avvenga negli altri acciai, ma perché ha una importanza assolutamente limitata. Basta fare una prova con la regola della leva e vedere di che frazione momentica stiamo parlando. Ok, ora? Vabbè. Qui abbiamo un'altra visione sinottica di intera situazione, influenza della microstruttura sulle proprietà meccaniche. Qui per esempio vi ricordo ancora che parlare sull'influenza del tonno di carbonio è abbastanza fuorviante, perché cambiando il tonno di carbonio io in realtà cambio la microstruttura del mio acciaio, per cui l'effetto non è solamente con un effetto di soluzione solida, ma io ho proprio microstrutture completamente differenti. Prego. Se raffreddo oltre lo 0,02% di carbonio, se raffreddo oltre, se considero una lega che ha un tenore superiore, è esattamente questo. Questo abbiamo già commentato, ok? Il che vuol dire che cosa? Che la ferrite comunque butta fuori ancora un po' di carbonio, ma è così poco che non lo vedo, non riesco a vederlo, c'è già così tanta cementite che non riesco a vederlo, d'accordo? Ma c'è, per carità, c'è. Prendendo una ghisa bianca iperotettica, cioè una ghisa che si trova qua giù, questa ghisa raffreddando ha tutti e cinque tipi di cementite: primaria, eutettica, secondaria, primaria, eutettica, secondaria, eutettoidica e terziaria. Ma praticamente la terziaria non la riesco a vedere, ma c'è. Però se vi fate un attimo un esercizio, un diagramma reale con le frazioni volumetriche mediante le regole della leva, vedete di che stiamo parlando. Questa frazione qua è assolutamente trascurabile, la quantità di cementite che mi si forma per la diminuzione di solubilità del carbonio nella ferrita è molto più importante tutto il resto. Prego. Sì? No, non ne parliamo. Non è. Lasci perdere quella osteria. Diciamo che si sta formando solamente carbonio grafico. In realtà lì sta tentando di descrivere lo tettico sostanzialmente. Per cui però è più complicato, lasci perdere. Cioè in teoria lì per rimanere liquido e cementite. E no, carbonio grafico qua. E carbonio grafico. Sì, sì, sì. In realtà è un tentativo di descrivere la solidificazione eutettica secondo il diagramma di fase stabile, ma non è particolarmente felice come rappresentazione. Sì, questo è quello stabile. Sì. E con le temperature e composizioni giuste. Notate là, 0,67 invece di 0,77, 4,25 invece di 4,3. 738 invece di 327, 1154 invece di 5 gradi sopra, insomma, 248, d'accordo?